Ciao a tutti e bentornati su Storie Vere. La storia di oggi parla di un fermaporta decisamente particolare. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Quando compriamo una casa, vogliamo conoscerne tutti i dettagli, in modo da sapere a cosa andiamo incontro prima di concludere la trattativa. È un comportamento più che logico. È una cosa che facciamo tutti, e lo fece anche David Mazurek quando acquistò la sua fattoria a Edmore, Michigan, nel 1988. Mentre il precedente proprietario gli fa fare un giro nella proprietà, David nota una strana roccia che tiene aperta una porta. All'inizio non ci fa molto caso, ma mentre il tour continua, non riesce a non pensare che sembra davvero strana. Alla fine non sa resistere alla sua curiosità e chiede. Il vecchio proprietario della fattoria gli racconta che quella roccia è lì da quando era bambino. Lui e suo padre l'hanno trovata e, incuriositi dalla sua originalità, hanno deciso di portarla a casa. Proprio come David oggi, i due non riuscirono a capire cosa diavolo fosse. Arrivarono alla conclusione che non fosse di questo mondo. Negli anni 30, quando ero un bambino, la vidi cadere dal cielo, racconta. La mattina dopo io e mio padre siamo andati a cercarla. Quando la trovammo era al centro di un grosso cratere in mezzo all'erba, ricorda l'uomo. Era bollente. Ed era diversa da qualsiasi altra cosa avessimo mai visto. Ci piacque subito, eravamo incuriositi dalla sua forma e decidemmo di usarla come fermaporta, conclude sorridendo. David ride, ma non è convinto. Per quanto la roccia sia strana e originale, quella storia potrebbe essere semplicemente frutto della fervida immaginazione di un bambino. D'altronde, se fosse davvero un meteorite, non l'avrebbero certo messo sul pavimento di casa, pensa tra sé e sé. Quando acquista la fattoria, David tiene con sé anche la strana roccia. Sempre più incuriosito, contatta un amico che lavora come geologo alla Central Michigan University, e lui lo mette in contatto con la dottoressa Mona Sirbescu, rinomata geologa che lavora anch'essa alla CMU. La dottoressa Sirbescu è felice di esaminare la roccia come favore personale a un collega, ma non è molto ottimista. Non è la prima volta che le portano un presunto meteorite, e 9 volte su 10 veniva fuori che quelle strane rocce così extraterrestri erano invece molto terrestri. Ma appena vede la roccia di David Mazurek, sgrana gli occhi. Sa che questa volta è diverso. Mentre la rigira tra le mani e la esamina, la dottoressa Sirbescu è sempre più sicura di star osservando un vero meteorite. Tuttavia, come esame non è sufficiente. Usando i raggi X per analizzare l'interno, l'esperta scopre che la strana roccia è composta all'88% di ferro e al 12% di nickel. Questo metallo è presente quasi esclusivamente nei meteoriti. Ora la dottoressa Sirbescu può affermarlo con certezza. Quel bambino e suo padre avevano effettivamente trovato qualcosa di extraterrestre. La dottoressa Sirbescu è entusiasta,
Con il suo peso di quasi 10 kg, quella strana roccia è il sesto meteorite per grandezza ad essere stato recuperato in Michigan. Per non parlare poi del suo enorme valore, oltre 100.000 dollari. Beh, diciamo che quella roccia decisamente non era adatta a fare il fermaporta. Dopo aver venduto il meteorite ad un museo, David Mazurek dona il 10% del ricavato alla Central Michigan University per finanziare la ricerca nel campo della geologia. Ma per la dottoressa Mona Sirbescu, aver avuto l'occasione di studiare un meteorite e farlo vedere ai suoi studenti resta il regalo più grande. «Abbiamo tenuto tra le mani un pezzo di sistema solare», dice. «Non c'è cosa più emozionante». Questo è tutto per oggi, grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia. Ciao!